per chiarire alcune domande che in parte ha già risposto, in parte le sono state fatte, in parte sono domande la cui risposta può essere tratta dai documenti, ma siccome tutte le parti hanno approfittato di lei, della sua memoria, della sua consultazione per una collocazione di alcuni episodi, ne approfittiamo anche noi. Iniziamo con le vicende di Trani e di Siracusa. Ha già detto quando inizia e con quale atto inizia l'indagine di Trani, ha già anche detto se non, sulla iscrizione a quale modello fa l'autorità giudiziaria di Trani, se non ricordo male, prima 46 che poi passa a 21, a carico di Trani? chi? Sì. Se lo ricorda? Trani, no, non ho un Non ricordo, ricorda no. neanche chi sarebbe la persona offesa di quei reati di cui c'è stata l'iscrizione, immagino a modello 21, quindi In anche con indizi. particolare forse Descalzi. Non No. è in grado di verificare questa circostanza. Di Trani, ovviamente acquisiamo il fascicolo una A volta che seguito di Siracusa Siracusa. ci trasmette il fascicolo. Siracusa. Non ha la notazione relativa agli accertamenti che Bari? provengono da Trani. Del nucleo di Perché Bari. su questa parte qualche domanda di chiarimento e collocazione anche temporale. Allora, sì, dovrebbe essere in questo fascicolo, dovrebbe esserci la notazione. Io ho una notazione del 15 aprile 2016 del nucleo di polizia tributaria di Bari, dovrebbe essere quella definitiva. Ho aperto l'annotazione del nucleo di Bari che aveva Sì. fatto sulla base della delega di indagine della Procura di Trani. E quindi vediamo un po' se. Potrarre chi sono in quella vicenda che aveva determinato la delega agli indagati, chi sono le persone offese? Chi sono gli indagati, chi sono le persone offese in quella vicenda di indagine? Scusi Presidente, io non voglio Sempre. proprio fare il suggeritore del test, però perché non cerchi una cosa che non esiste, volevo solo fargli presente che nella notazione quella del 2017 in cui Sì, ripercorre prima, seconda e terza fase, indica che il procedimento che da Trani andò a Siracusa è il 5832 del 2015 modello 44, infatti quindi io non ricordo ah, modello quindi 21 a Trani, no, non lo no. ricordo, no, non, non. Rimanga lì però, quando vengono acquisiti i verbali? Innanzitutto c'è una richiesta a ENI di che cosa? Verbali del CDA ha Sì, riferito, no? verbali del CDA. Di altri verbali è una richiesta che viene, come dire, adempiuta da ENI o sono interventi con sequestri presso ENI della Guardia di Finanza?
perché mi pare che avesse fatto riferimento anche ai verbali del comitato rischi. Sì, comitato controllo, comitato controllo rischi. Io ricordo che furono delle richieste di esibizione, non ci furono delle attività. Richieste di esibizione, che furono valutate dalla Guardia di Finanza di Bari. Sì, poi in questo, esatto. Mi pare che ha risposto anche sui titolari dell'indagine, che erano il procuratore capo e il PM Savasta, vero? Sì, sì. Erano titolari di questa indagine. Ma la Guardia di Finanza di Bari fa delle valutazioni rispetto agli interventi di Zingales e Litvak nel CDA? Sì, ho questo ricordo, adesso vado a prendere... Ho questo ricordo perché, tra le altre cose, nella richiesta di archiviazione che venne fatta dal dottor De Pasquale in relazione al fascicolo che era stato trasmesso da Siracusa, il dottor De Pasquale, nel evidenziare come questi interventi non fossero andati oltre le righe, cita un passaggio, forse le conclusioni di questa annotazione del nucleo di polizia tributaria di Bari. Che aveva fatto valutazioni in relazione a quegli interventi. Agli interventi, sì. Ma sono valutazioni che poi voi rifate oppure la conclusione della... No, prendete atto, sì. E lei ha ricordo di questa richiesta di archiviazione che a quelle valutazioni fa riferimento. Sì, esatto, sì. Si trattava di interventi nei confronti di Mantovani? Poi le valutazioni che la Guardia di Finanza fa, che ha fatto la Procura nell'atto di archiviazione, sono nei termini che lei ha indicato. Volevamo capire chi erano nella prospettiva i destinatari di questi interventi dei consiglieri Zingales e Litvak. I temi, noi abbiamo sviluppato questo aspetto anche sulla base delle dichiarazioni rese sia dalla Litvak che da Zingales per capire quali fossero stati gli argomenti che avevano suscitato maggiori dibattiti nell'ambito appunto dei lavori del... No, perché questa è un po' una, come dire, cronologia dell'attività, sì, investigativa. Lei ha riferito nel corso del suo esame in particolare, ma anche nel corso del controesame, tutta l'attività che voi fate sulla comunicazione mail, sì, no? Ma questa attività ritengo che sia precedente all'acquisizione di tutta questa documentazione, perché è un'attività che si svolge sugli interventi nei verbali del CDA, o sbaglio? Sì. La valutazione che fa... Bari, cioè, Guardia di Finanza, sì, certamente precedente all'attività fatta successiva, all'attività successiva in cui c'è questo contrasto tra, certo, Mantovani e i consiglieri Litvak. E poi, se mi posso permettere, la Guardia di Finanza di Bari cercava riscontri al contenuto degli anonimi, certo, che quindi davano indicazioni di un Zingales che nel corso, nell'ambito del CDA introduceva argomenti che gli erano stati suggeriti secondo gli anonimi, certo, da tutta una serie di soggetti. Argomenti cioè chi erano? No, lì non mi sembra che ci fosse Mantovani, no, non mi sembra, no. Andiamo avanti e poi passiamo a Siracusa. Questa forse è una domanda che però riguarda la sua descrizione della figura di Mantovani. Lei ha rilevato a un certo punto che Mantovani
rispetto ai procedimenti, ad alcuna parte dei procedimenti penali, non era sostanzialmente coinvolto, non era quello che dava la linea. Ricorda questa indicazione di massima? Credo che facesse riferimento ai procedimenti di minore rilevanza. Sì. Da cosa traete questa? Dalle indicazioni che ci avevano fornito, ricordo anche, sì, Maschero. Essenzialmente dalle dichiarazioni testimoniali. Sì, assolutamente sì. Allora, sull'origine del procedimento di Siracusa e la denuncia di Ferraro, 15 agosto, sì. Credo che il PM fosse Longo. Questo l'ha già riferito, anche che tipo di attività svolge Longo. Sì. E quando avviene la trasmissione, anche questo l'ha già riferito un passo oltre, la trasmissione da Trani a Siracusa del 22 aprile 2016, quindi... ecco, parliamo del tema delle testate giornalistiche. Lei ha riferito che prima dell'estate del 2015 erano emerse informazioni da parte di alcune testate giornalistiche, poi concentrandosi su una testata giornalistica, ma ci sono state, oltre a Agir, che credo fosse un'agenzia di stampa, altre testate che autonomamente o riportando le indicazioni di Agir hanno riportato notizie rispetto alle indagini in corso, che lei ricorda? Allora, ci incuriosì questo aspetto, che nel cercare di capire da dove fosse arrivata per prima la chi avesse dato per prima la notizia di questa indagine di Trani su perché poi le notizie vengono anche diffuse da altri. Certo, testate. Quindi sulla base di questa ricostruzione appariva che come il primo lancio di stampa fosse stato fatto dall'agenzia AGI, poi ripreso da Gospia e da altri giornali. Quindi è l'origine di questa notizia. Avete anche affermato che le risultava, gli accertamenti svolti hanno accertato che Eni era il principale cliente. All'epoca era... In che termini? Se non sbaglio, in un anno c'erano circa 40.000 euro di prestazioni, forse pubblicità rese, quindi pagate da Eni all'agenzia di stampa. Quindi in questi termini è un'agenzia di stampa che non aveva un volume d'affari elevatissimo. E c'è in che termini? Sotto i 200.000 euro, forse 150-160.000 euro. Come volume d'affari e quindi, voi avete accertato che appunto... In quell'anno, forse era 2016, cioè noi andiamo a vedere in quel periodo... Questa è una valutazione o una prospettazione dell'ipotesi accusatoria che voi... Un'ulteriore domanda rispetto a questo. Ma voi avete ritenuto, sulla base di questi accertamenti, che ci fossero che queste notizie stampa fossero state in qualche modo pilotate? Certamente questo fu un pensiero. Un pensiero? Certo, sì. Accertamenti su questo o individuazione di chi avrebbe potuto? No. Non, rispetto all'agenzia AGE. Non so se poi quando sono andato via io furono sentiti i responsabili dell'agenzia. Io non ricordo. Allora, il 22 aprile 2016 da Trani a Siracusa, quando e perché si muove la Procura di Milano rispetto a Siracusa? Quando si, sulla base degli articoli di stampa, quando si percepisce che in quelle attività di indagini vi potessero essere delle informazioni, delle notizie che potevano avere un valore anche per l'attività di indagine OPL 245. Ma lei ha una data? Ricordo che il dottor De Pasquale scese a Siracusa, incontrò il procuratore Giordano e penso anche il PM Longo,
Adesso io me la sono segnata, però francamente il 23 giugno è possibile? Sì, è possibile. Sì, assolutamente, sì. Ma quindi gli avvisi di garanzia a Vergine, Zingales e Lidia sono successivi? Sì, ma di qualche giorno dopo, forse il 28. Io ho segnato l'8 luglio, è possibile? Sì, è possibile. Sì, è possibile? Sì, sì, sì. Quindi c'è diciamo il viaggio della Procura di Milano a Siracusa, ma lei era presente. Sì. No, io non c'ero, andrò solo De Pasquale, ci sono però, lessi però il resoconto che fecero ovviamente dell'incontro. No? Ma in quella data si ipotizzava già che il fascicolo fosse mandato a Milano? No, assolutamente, no, si tentava di capire se effettivamente avessero degli elementi che potessero essere utili all'attività di indagine sull'OPL 245, perché si parlava di servizi segreti nigeriani. Però non viene ipotizzato la trasmissione. No. Perché... Viene però dopo due settimane, 10 giorni, avviene l'avviso di garanzia, viene notificato l'avviso di garanzia. Sì. Questo è. Sì. E poi la trasmissione a Milano è dopo una settimana. Esatto, sì. Quali atti vengono notificati ai tre indagati? Lei lo ricorda? Un avviso di garanzia a Vergine, forse l'unico avviso di garanzia attraverso i carabinieri di San Donato. Perché a Zingales non le risulta non che... Non mi risulta che furono notificati. Ma che attività doveva essere svolta in relazione a quell'avviso di garanzia? Che attività doveva essere svolta? Penso nessuna, una notifica dell'avviso... dell'avviso di garanzia nell'ambito del procedimento, ma... Non c'era nessuna attività... L'iscrizione era avvenuta allora o era precedente? Cioè l'individuazione di questi tre indagati. Non ricordo quando furono iscritti nel registro degli indagati da Siracusa. Non lo ricordo. Cioè, non erano iscritti a Trani. No. Sono iscritti a Siracusa, quindi nell'ambito di quell'attività che viene. Sì. Quell'avviso di garanzia era per per il reato di diffamazione, no? Sì, c'era. C'era un capo di imputazione che era relativo. Era relativo a ipotesi di corruzione internazionale, in cui però era iscritto Gaboardi e altri soggetti nigeriani, Gaboardi di sicuro. E poi c'era un capo di imputazione che invece riguardava Zingales, Litvak e Vergine, che era invece per la diffamazione. Al momento in cui c'è notificato l'avviso, è emesso l'avviso di garanzia, è notificato, non era stata presentata la querela? No. Perché la querela dove viene presentata? Viene presentata a Siracusa. A Siracusa, ma il fascicolo trasferito. Quindi la querela è presentata a Siracusa, mi pare che lei abbia indicato il 26 luglio. E poi c'era la questione se Mantovani fosse sceso o non sceso, ma comunque quella è la data di presentazione. Chi era la persona offesa in questo avviso di garanzia del reato di diffamazione? Direi De Scalzi, perché direi De Scalzi, e se ce ne fossero altri, direi De Scalzi, io ricordo. Non l'ente, non Eni. Può darsi anche l'ente, perché certo, la querela viene presentata dall'ente, da Mantovani, o la persona offesa era Mantovani o era l'ente. O era l'ente, no? Poi può darsi la persona offesa a Mantovani non mi sembra. Non le sembra. No, mi sembra al limite potrebbe essere De Scalzi e l'ente. Perché, perché sempre appunto... Da quello che lei ha tratto da questo incontro della Procura di Milano a Siracusa,
ma emerse un contrasto tra Milano e Siracusa rispetto alla competenza per le indagini su questo. Ma io non ero presente, però colloquiai col dottor De Pasquale al suo ritorno, così per capire. Io ero allora svolgevo fu con formalizzato lui. Formalizzato nell'attività un contrasto? No, non mi sembra. Mi sembra che emerse come il dottor De Pasquale aveva preso visione degli atti del fascicolo e che poi si riteneva appunto che la competenza fosse di Milano su quei fatti. C'è una domanda che poi nel marasma mi sfugge come collocarla, ma provo a fare. Massimo Pittaldi, sì. Chi è che lo indica? Ferraro, Alessandro. Ferraro. Viene mai identificato? No, Massimo Pittaldi ci viene indicato nel corso di un sito, un interrogatorio, fu un sito penso allora, quindi ero presente io, il dottor De Pasquale e Ferraro. Siccome era emerso forse in un'altra dichiarazione di Ferraro che per supportare l'ipotesi che la Litvak si fosse recata presso lo studio Cova di Milano, Ferraro aveva fatto riferimento a questo Massimo Pittaldi. Noi lo ricercammo con le banche dati verificammo sia se era presente nelle banche dati, verificammo che non c'era nessun Massimo Pittaldi nell'anagrafe tributaria, diciamo che è una... Quindi non viene mai identificato. No, e poi chiedemmo al custode responsabile dello studio se avesse mai ricevuto corrispondenza di Massimo Pittaldi, ci disse di no, quindi noi concludemmo che non esisteva Massimo Pittaldi. L'individuazione di Ferraro è stato già esaminato, avevamo una serie di domande ma sono state superate dal controesame, credo proprio dalla difesa Ferraro. Ma quali furono in sintesi le attività investigative che da Milano furono svolte sul complotto delineato da Gaboardi? Gaboardi era indagato? Sì, era indagato per un'ipotesi di corruzione internazionale. E per le sue dichiarazioni è stato poi indagato? Gaboardi era indagato per se è stato poi indagato nell'ambito del fascicolo 12333? Sì. Sì, è stato poi indagato. Successivamente. Ma sì. Quale attività avete fatto investigative per verificare il complotto e i danni? Quindi con il dottor De Pasquale come dominus dell'indagine, perché sì, era lui che era arrivato al fascicolo. Perché l'attivazione avviene comunque di questa ipotesi sentimmo, di complotto. Allora, sentimmo Ferraro, cercammo di capire questo ristorante, il Caimano, che veniva citato da Ferraro come luogo in cui si sarebbero stati degli incontri tra lo stesso Ferraro, Gaboardi e questi emissari nigeriani che avevano interesse a destabilizzare il management apicale di Eni, ma particolari ulteriori cerchiamo chiaramente di capire chi era questo Gaboardi, però ecco, analizzammo gli atti che arrivarono da Siracusa, tra cui anche l'annotazione. Quindi di parte. L'archiviazione avviene su questo. Sì. Lo può aver già fatto, però se riesce. L'epoca della messaggistica WhatsApp che avete rilevato sugli apparecchi di Gaboardi. L'epoca.
Allora, abbiamo, dovrei andarlo a vedere perché ricordo, quindi i messaggi WhatsApp scambiati tra Gaboardi e gli altri. C'era sicuramente qualcosa relativo. Può darsi che l'abbia già riferito, però nella valutazione del suo esame questo era un elemento che... Io ricordo che c'era una nota che è stato oggetto anche di domanda da parte dell'avvocato di Mantovani, che veniva, io ricordo, di era stata creata nel gennaio del 2015. Quindi no. Dovrebbe essere precedente al gennaio 2015 comunque. Però non ho memoria di particolari, però non potrei... Da quali elementi traeste il convincimento che le società che alimentavano i conti correnti di Ferraro fossero riconducibili ad Amara? Qui acquisimmo in modo sostanziale le attività fatte dalla Guardia di Finanza di Roma su questi soggetti che avevano svolto delle attività di indagine proprio in relazione a reati tributari, quindi avevano svolto delle accurati accertamenti, analisi finanziarie sui vari rapporti di conto corrente e anche sulla riconducibilità delle entità societarie all'Amara in particolare. Quindi se c'era, che ne so, dalla società Entropia SRL, se la Guardia di Finanza di Roma aveva già svolto delle attività dalle quali emergeva che la società fosse riconducibile ad Amara, noi prendemmo quel dato. Prendeste quel dato. E da questi accertamenti, essenzialmente da Roma, traeste la conclusione, me la passi come sintesi, che Ferraro fosse uomo di Amara. Sì, sì. Da questi accertamenti fatti a Roma, sono gli accertamenti romani che vi hanno portato. Assolutamente, sì. E quindi anche i flussi tra Ferraro e Gaboardi, quelli li avete... No, quelli li abbiamo, perché ovviamente Gaboardi non era conosciuto a Roma. Quelli abbiamo fatti noi. Gli accertamenti come vennero... fatti sulla base? Allora, anche lì cerchiamo di capire in che modo se e in che modo Gaboardi fosse stato remunerato per questa sua attività svolta a Siracusa, a Trani, prima a Trani con la registrazione di quell'audio tra lui e Ferraro e poi successivamente con l'attività di Siracusa. Quindi abbiamo quindi attraverso diverse ricostruzioni, mi ricordo il Gaboardi utilizzava una carta di credito che faceva riferimento a un conto corrente della moglie, perché lui non aveva conti correnti intestati in quel periodo. E tra le altre cose, ad esempio, rilevammo i versamenti in contanti che venivano fatti talvolta con questa carta. Ed erano dei ristori che Gaboardi faceva alla moglie perché appunto utilizzava questa carta per le sue esigenze e qualche volta restituiva dei soldi con queste modalità, quindi allo sportello automatico immetteva dei contanti. Lo stesso utilizzo di una carta di credito che invece era riferibile a Ferraro, cioè noi ci furono di diverse modalità secondo la nostra ricostruzione attraverso cui, secondo la nostra ricostruzione, Amara e Ferraro avevano retribuito Gaboardi. Quindi alle volte è stato un riscontro indiretto, nel senso che
poiché abbiamo anche analizzato le attività in concreto che il Gavardi poteva aver svolto come libero professionista, perché lui era una sorta di disegnatore, e li abbiamo messi assieme comunque a tutti gli altri elementi che abbiamo raccolto in questa attività di indagine, quindi questi versamenti di contanti fatti allo sportello, piuttosto vabbè, l'utilizzo della carta di credito era più semplice perché era una carta di credito di Ferraro, quindi se la utilizzava, noi a un certo punto abbiamo detto in questo periodo secondo noi è stata utilizzata da Gaboardi perché quelli ok, sono gli, quindi una serie di sì. Passiamo alla posizione Mantovani. Il primo elemento che nel quale emerge Mantovani è quell'appunto di Gaboardi, nel cellulare di Gaboardi del 2015, a cui anche la difesa 22 gennaio 2015 sarebbe la data dell'appunto. Sì, sto... È quello il primo elemento in cui nelle vostre indagini emerge... Sì, cioè emerge nel telefono di Ferraro. In realtà non ricordo se ci sono... Perché però... poi questo è stato rivenuto nel 2017 certo, da voi, certo, nell'estate sì, del 2017, sì, cioè sì. Retrodatate questo sì. elemento al 2015 sulla base della data di creazione. Sì, sì. sì. E ci sono elementi precedenti. Nel telefono di Gaboardi? Insomma, in generale... Per voi, io 2017. Ho commentato come poi sulla base delle mail acquisite nel 2017 abbiamo certo. ecco, adesso non ricordo se alcune mail abbiamo valorizzato perché ci sembrava utile valorizzare le mail erano quelle Mantovani, la Rocca Mare, esatto, sì, quelle le abbiamo valorizzate, le valorizzate per accertare elementi precedenti, esatto, cioè dove noi in quel momento non sapevamo neanche, cioè Amara non... Perché queste mail si riferiscono al 2014. Qualche mail mi sembra che sia del 2014 anche, sì. Allora, rispetto alla mail del 4 aprile 2017 da Marco Bollini, avvocato dell'ufficio legale ENI, che poi sostituirà Mantovani, ha detto lei, ma in quale ufficio? Come responsabile legale. Ufficio legale sì. A Elisabetta Micucci, segretaria di Mantovani. Sapete chi ha redatto, avete accertato chi ha redatto la cronistoria contenuta in questa mail? No. Non so chi l'abbia redatta. No. La mail da Mantovani ad Amara dell'11 aprile 2017. Lei mi pare abbia fatto riferimento al rinvenimento in un fascicolo romano di Roma. È possibile. Sì. È possibile, ma una mail che né noi né neanche KPMG ha rinvenuto nel materiale che sia noi che KPMG ha avuto. È stato rinvenuto in un fascicolo A di Roma relativo a che cosa? Era stata non ricordo se è lo stesso fascicolo con il quale la Guardia di Finanza di Roma indagò Amara e altri soggetti per reati fiscali. Non ricordo, perché anche in all'epoca fecero delle acquisizioni, delle perquisizioni. E quindi è probabile che venne acquisito, cioè noi lo rilevammo veniva riportata nell'annotazione della Guardia di Finanza di Roma e noi la prendemmo così per come... Perfetto. Andiamo avanti tornando indietro. Quando entrano in CDA Zingales e Litvak, lei ha fatto riferimento al maggio 2014, sì, sì. La data precisa la ricorda? No, la data precisa no, ma quello era il periodo, era stato nominato... Ma che cosa succede tra maggio 2014 e il 15 luglio 2014? Che è quel periodo in cui poi si innesca il conflitto
Ma forse perché uno dei primi temi che solleva Zingales era, probabilmente l'ho anche detto, era l'opportunità, siccome era stata pagata una buona uscita al precedente amministratore delegato Scaroni, Zingales solleva diciamo, il tema. Quella perplessità sulla presenza del controllore di... Nel corso di una riunione del comitato controllo rischi la Zingales e la Litvak prospettano il fatto appunto che a loro avviso Mantovani non dovesse, se fosse stato in qualche modo coinvolto nella vicenda OPL come, che ne so, revisore dei contratti a suo tempo poi posti in essere, ritenevano che non fosse opportuno che lui in qualche modo rimanesse a gestire gli aspetti. Ma ci fu una richiesta esplicita di sostituzione? Ma ricordo che fu sollevato il tema, non mi ricordo se fu sollevato il tema. Poi, in quella riunione fu sollevato il tema. Fu sollevato il tema. Questo innescò... Questo innesco da chi fu provocato? Cioè voi accertate chi è che ha comunicato, o se era una comunicazione ordinaria che fosse ricevuta da Mantovani? No, in realtà poi Zingales si lamenta con Lorenzi su questo, anche su questo aspetto, no? Sulla fuga di notizie. Ma fu una fuga di notizie oppure... Ma lui disse... Mi pare che lui anche disse la difesa che... Mantovani abbia su questo fatto qualche domanda, ma Se non vado errato, Zingales nelle mail con Lorenzi prospetta il fatto sull'opportunità che il responsabile dell'audit sia anche il segretario del CCR, quindi forse ipotizzando che fosse stato il responsabile dell'audit a riferire questa circostanza a Mantovani, ma di fatto non lo verificammo. Non lo verificate. No. Ma poi, perché poi lei ha fatto riferimento, andando avanti ma tornando indietro, a questa bozza di una nota di Mantovani del luglio 2016 relativa forse all'incontro di Siracusa, al viaggio. Che aveva preparato l'avvocato Grosso, forse. Mantovani si recò a Siracusa. Perché c'è stato un differimento dell'incontro. Non accertaste questo? Per presentare la querela. Cioè, non so se questo incontro sia distinto da quello in cui dalla presentazione della querela. Sì, allora, perché sulla presentazione della querela lei ha detto che non accettaste. Allora, sì, no, Mantovani scese perché anche emerge dal contenuto di queste mail che vengono predisposte da Grosso e poi veicolate da Mantovani al management, quindi a... Scese per un incontro in procura a Siracusa? Se non vado errato, Grosso descrive in maniera abbastanza precisa quei fatti, quindi sono questa qui. Andiamo a provare a riprenderla. Era una delle ultime mail che, tra l'altro, secondo me, noi riprendiamo dal report di KPMG, cioè valorizziamo sulla base del... perché ovviamente noi non l'avevamo inserita tra le nostre, diciamo, allora.
Allora, c'è, io questa forse l'ho anche citata, allora è un allegato alla mail che Mantovani invia il 21 luglio 2016 a Marcegaglia e a Claudio Descalzi, a Caratozzolo Matteo e a Lorenzi. Quindi dice, allego la sintesi dell'incontro di oggi con il procuratore capo di Siracusa. Ovviamente, dato il segreto istruttorio sull'indagine, la discussione è stata molto alta, senza entrare nelle evidenze specifiche che hanno raccolto nel fascicolo di indagine che li hanno, quindi nelle evidenze specifiche che hanno raccolto nel fascicolo di indagine, che li hanno portati anche a inviare informative di garanzia, così come la sintesi allegata è necessariamente generica. Quindi allega una sintesi che Ma fa riferimento a un incontro a cui lui era presente con la procura di Siracusa. Alla procura di Siracusa con l'avvocato Grosso. Sì. Poi, allora, allegato a questa mail che ho letto c'è un documento che fa una sintesi dell'incontro con il procuratore capo di Siracusa. Del 21 7 2016. In relazione a quel fascicolo che era già stato trasmesso a Milano. Cioè c'è un incontro a Siracusa. Non so se a Siracusa gli avevano. Allora, il giorno preciso della trasmissione del fascicolo. Mi pare che sia, lei abbia detto 15 luglio. Possiamo anche andare a vedere. 8 luglio l'avviso di garanzia, 15 luglio la trasmissione del fascicolo. Tenga conto che il 23 giugno c'era stato l'incontro della Procura di Milano a Siracusa. L'incontro a cui partecipano Mantovani e Grosso con il procuratore di Siracusa è relativo a quel fascicolo che non è più nella disponibilità di Siracusa? Perché allora nella sintesi parlano delle vicende del complotto, in questo ambito c'era anche un altro aspetto che riguardava Renzi. No, ma infatti, al di là del quello sì. Lo vediamo, era proprio la scansione temporale di questi eventi, perché poi il 26 luglio c'è la presentazione della querela per diffamazione nei confronti di Eni sostanzialmente. Sì. Questo è il quadro. Sì. Passerei alla a ETS e alle vicende che riguardano appunto NAPAG. Sì. Di cosa si occupa nello specifico ETS? È una società fa trading particolare nel settore petrolifero. Petrolifero, sì. È una società di Eni. Sì, sì. Chi è l'amministratore delegato, i soggetti coinvolti nell'amministrazione? Chi erano all'epoca? Allora, all'epoca, ricordo sulla base della ricostruzione relativa all'approvazione del contratto HDPE, mi sembra uno fosse Magnani, non ricordo se fosse l'unico, fosse lui, c'erano due amministratori delegati che si dividevano un po' per aree di attività. Io ricordo Magnani perché è quello che De Dorid sollecita in relazione all'approvazione del contratto. Sì, forse ha ragione, perché forse nel proseguo. Bernardo Casa chi è? Bernardo Cara, perché lei ha riferito che Mazzagatti si sarebbe rivolto a Bernardo Casa, si rivolse a Bernardo Casa. Chi è Bernardo Casa? È stato responsabile o direttore, adesso indico il suo incarico in problemi, ma direttore della raffineria di Gela, però non riesco a collocarlo. Ma si rivolge per l'accreditamento
o per l'operazione? Per no, mi sembra che si rivolga per fare delle operazioni, tant'è che Bernardo Casa poi lo veicola su un altro soggetto di Eni, quindi forse per l'accreditamento. Ma non penso che ancora, ovviamente l'accreditamento era necessario, ma Mazzagatti si rivolge a Casa per poter capire se c'erano delle opportunità, voleva sviluppare delle opportunità di business. Poi quindi c'è un'ulteriore mediazione con Giovanni Papa, che non, esatto, è in collegamento, sì, con Mazzagatti. No, ma esatto, ma gli viene suggerito, viene indicato da Bernardo Casa. Sì, esatto, sì. E chi è Giovanni Papa? All'epoca era un, ovviamente un manager di Eni e si occupava. Era manager di Eni che. Sì. Perché invece il responsabile, tra virgolette, dell'accreditamento era Antonio Ruggero. Ma Antonio Ruggero penso fosse responsabile del business. Sì. Poi all'interno. Ecco, con quali poteri rispetto all'accreditamento? Penso pochi, perché se devono continuamente chiedere alla struttura che si occupa dell'accreditamento a che punto sono, se l'hanno fatto, no? Ci sono, ricordo, delle mail di sollecito. Quindi poteri di Antonio Ruggero non... No, l'unica cosa che mi ricordo è che chiede alla responsabile, alla persona che doveva occuparsene, se poteva mettere il fascicolo della Napaga sopra. Questo è Antonio Ruggero. Antonio Ruggero. Poi, e dice, poi ti spiego. Siccome c'è forse un errore nella trascrizione o nelle domande, quando il processo di accreditamento di NAPAG con ETS, ma è collegato, è lo stesso, cioè se l'accreditamento vale per tutte le società Eni? Questo è un tema che... Son domande che magari sono conosciute da tutte le parti, ma... Noi qualche dubbio ogni tanto ci viene, visto che c'è lei, cioè il processo di accreditamento di una società vale per tutte, per Eni e tutte le società che sono, oppure deve essere specifico rispetto, ad esempio in questo caso, a ETS? Ma in questo caso fu fatto certamente dalle strutture di ETS. Da ETS, perfetto, no, era solo. Qual è il periodo? Perché io avevo individuato un 7 luglio 2015, 7 luglio 5 agosto, sì. 2015 o 2016? Forse è stato, c'è già stata una risposta nel corso della contraesame della difesa Mazzagatti, sì, o della difesa Abate, però... No, 2015 mi sembra presto. 2016? Sì. Sì, però sono le mail, possiamo fugare subito... rispondiamo subito. Allora. Io avevo visto 2015, però... No, ma lo vediamo subito, vedo subito. Perché mi pare poi che la difesa Mazzagatti o la difesa avessero appunto segnalato questa distanza. Sì. Grazie, Avvocato Padovani. Allora. No, direi 2015, perché sì, direi 2015. Dico 2015. Nel 2015 Mantovani non era nella struttura ETS. No. Perché no. Diviene... presidente del ETS 2016. 16, esatto. Ma interviene nella procedura di accreditamento? Lei aveva fatto accertamenti in qualche modo in cui... Sì, ricercando nelle mail se c'era qualche evidenza che potesse confermare questo, quindi dalle mail e poi... Ma dalle mail risulta che lui interviene? No, cioè... dalle mail che abbiamo individuato
non risulta un suo coinvolgimento diretto. No, sì, sì, sì. Ma... Dunque, a quale anno risalgono le fotografie delle conversazioni WIC tra Sisi 2 e Neagu? Due... 2018 me lo conferma. Sì, sì. No, no, ah, 2018, no, no, sì. Però non era dalla 2018, sì, 2018, sì. 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 Sì, sì, 2018, certo. Su queste domande ha già in parte risposto. Una collocazione temporale della conoscenza e dei rapporti tra Mazzagatti e Dorides. Ok, questa la collochiamo semplicemente sulla base delle mail che abbiamo trovato, quindi le prime mail scambiate tra i due, vediamo. Allora, troviamo De Ferolles. Okay. Allora. Quindi, noi, la prima mail è del 1 febbraio 2017. Mi sembra di all'operazione acquisizione HDP per acquistare le partecipazioni perché l'interesse all'acquisto del petrolchimico è precedente. Giugno 2016 mi sono segnato. Sì, però le mail precedenti riguardano altri soggetti. A cui cioè questa operazione sarebbe finalizzata a ottenere le risorse per l'acquisto, sì, mentre l'acquisto era precedente. L'interesse all'acquisto l'interesse era precedente. Sì, da quello che abbiamo rilevato sulla base delle mail ci sono il Mazzagatti. Ma il coinvolgimento di ETS e Desdorides è soltanto funzionale a ricevere il denaro per realizzare l'operazione, secondo la vostra valutazione, o ci sono interessi economici di ETS, come dire, autonomi rispetto a questo interesse che invece era di NAPAG? A mio avviso era preponderante l'interesse di NAPAG di fare l'operazione utilizzando risorse. Cioè l'interesse imprenditoriale, commerciale di ETS era l'acquisizione di questa operazione che... L'operazione avrebbe portato delle entrate in ETS, perché certo. Questo le qualifica. Però per come è stata ricostruita, per come... Qual è la società che si sarebbe impegnata, ma poi era un impegno non... Una società cinese, lo può ripetere il nome? Petrol Chemical? No, allora, la società cinese che viene evidenziata in una delle prime presentazioni, glielo dico subito perché... Allora, prendiamo la prima mail, se non sbaglio è qua. Ecco, 90, che è un nome un po' difficile. Eccola qua.
Quindi faccio riferimento alla presentazione che Mazzagatti invia il 1 febbraio 2017 alla mail non istituzionale di De Doride, quindi deferolles@gmail.com. Cioè allegata una presentazione dalla quale si rileva che ZFP, è la società cinese, Zhejiang Future Petrochemical Co. Ltd. avrebbe acquistato da ETS un certo quantitativo di HDPE. Esatto, qui si parla, allora vediamo un po' la struttura del deal. Questa è la società che nella presentazione avrebbe già assicurato l'acquisto. Allora. No, in realtà in questo schema la società cinese avrebbe dovuto fare un prepagamento a ETS, che avrebbe a sua volta fatto un prepagamento a Napag per l'acquisizione, qua si parlava di 160 tonnellate. Mila tonnellate di HDPE, quindi per circa 160 milioni, 150 milioni di euro dalla slide emerge. Che poi è un'ipotesi che però non si concretizza. No. Allora, questa operazione dal punto di vista, cioè, come poi in concreto si struttura finanziariamente? Attraverso questo prepagamento, che è solo un prepagamento rispetto alla cessione del HDPE? Sì, esatto. Cioè... Quindi al di là di questa presentazione poi c'è una struttura finanziaria che prevede il prepagamento. Sì, che viene utilizzato poi. Questo è... Ma in questa struttura finanziaria, voi avete fatto una valutazione di chi ci guadagnava, chi ci perdeva, se c'era o se ci guadagnavano tutti e due le... Beh, ETS avrebbe, come dicevo prima, nella differenza di prezzo che era prevista nella compravendita dell'HDPE. Ecco, questo della differenza di prezzo, che era un'altra delle domande che le avrei fatto e che poi invece è stato chiarito, perché alla fine ci veniva strana questo sovrapprezzo che è stato riconosciuto una volta risolto il contratto. È un sovrapprezzo che è stato riconosciuto per per un aumento di valore. Sì. Ma l'aumento di valore è stato un aumento di valore casuale? Cioè avrebbe potuto anche... Immagino di sì. Immagino che in quel mercato fosse una variazione dovuta alle regole del mercato. Quindi... Alle regole del mercato? Sì. E non abbiamo investigato, però effettivamente pare che ci sia stato un aumento in quel periodo. Per cui... Però, sai, come viene giustificata questo aumento di... Fu oggetto di una domanda all'avvocato Maizano. ETS legittimamente si prende, non so quant'è, $1.125.000 rispetto a quello che aveva pagato, per giustificato con questo aumento di prezzo del mercato. Però dal punto di vista giuridico... Era una clausola Non c'era una, in realtà anche l'avvocato, cioè non c'era una vera e propria penale, perché allora non potevano fare riferimento alle reintrodotte sanzioni, perché in realtà non potevano fare riferimento ad un annullamento del contratto per le introdotte sanzioni, perché in realtà le sanzioni poi non... aveva un effetto, ma in un periodo successivo. Fu suggerito, comunque per questioni di cautela, a De Doride di sostanzialmente annullare il contratto, e De Doride
sulla base anche del fatto che effettivamente il prezzo di quel prodotto in questo periodo di tempo era aumentato. Quindi chi annullò il contratto ottenne comunque il pagamento di un prezzo superiore rispetto a quello che aveva versato. Sì, di un margine, di un margine superiore. No, era solo sì. per sì. Ma l'acquirente di questo prodotto al 24 aprile c'era? No. Perché la società cinese non c'era più. Ma la società cinese non compare mai, cioè perché compare solo nella presentazione. Solo nella presentazione, sì. Quindi chi è che riacquista questo NAPAG? Beh, in realtà, come ho già detto, io di documenti attestanti carico, scarico, trasferimenti di HDPE io non ne ho visti. Cioè non ho contezza di dove, se questo prodotto fosse stivato da qualche parte. Perché diciamo avviene il prepagamento. In carico a chi sta questo prodotto non l'avete accertato? Perché no. Essendo stato ceduto da NAPAG a ETS con allora NAPAG voleva verosimilmente lo avrebbe procurato nello stesso stabilimento che poi voleva acquisire. C'era uno stabilimento che lo produceva in... Ma è stato acquisito da lì quel... Ma non ci fu forse neanche il tempo materiale. Cioè, decisero come avrebbero... perché chiesero a De Dorid qual era la logistica di questa... come sarebbe stata, diciamo, gestita la logistica. Ma se non ho compreso male, il prodotto fu rimandato indietro. Ma... Non era questa l'operazione in cui... Sì, ma di prodotto non è che fisicamente abbiamo rilevato che il prodotto dal deposito, dal petrochimico iraniano si sia spostato per... No, non l'avete rilevato. E né abbiamo individuato un titolo di proprietà di un passaggio dal petrolchimico alla NAPAG a IT, cioè non l'abbiamo e vediamo al denaro. Sì. Perché voi fate gli accertamenti sull'acquisizione, sull'utilizzo di questi 25 milioni approssimativamente di dollari per l'acquisto da parte di NAPAG attraverso la circolazione che avete ha descritto di una quota della società iraniana da parte, non so se della società di Singapore forse. Sì, della NAPAG Petrochemical. Quindi quel denaro che è entrato in NAPAG poi è uscito da NAPAG. Che è entrato in NAPAG Italia, sì. SRL, è uscito. Poi uscito. Sì. È stato destinato all'acquisto. Non l'avete accertato? No, in realtà, perché ovviamente poi ci siamo scontrati con un deficit di documenti bancari, dei conti, almeno fin quando c'ero io, dei conti... Quindi che questo denaro sia stato utilizzato per... l'operazione che era abbiamo potuto rilevare alcuni passaggi, quindi da NAPAG Italia SRL, quindi da dove vengono percepiti i soldi, diciamo 25 milioni che provengono dall'ENI, viene veicolato con due bonifici su un conto della NAPAG IT, e a questo sarebbero servite quelle fatture di compravendita HDPE che vengono redatti, immagino, da una dipendente di Mazzagatti che gliele sottopone anche in visione, per dire vanno bene queste. E poi quello che è successo dopo di questi soldi non... ci sono solo alcuni pezzi però che abbiamo laddove li abbiamo trovati li abbiamo evidenziati, quindi un passaggio da NAPAG Italia su un conto corrente personale di Mazzagatti sempre miratino. E successivamente un passaggio di circa, sempre più o meno per quell'importo, da questo conto corrente di Mazzagatti e Miratino a un conto corrente, non ricordo se sempre Miratino o di Hong Kong,
che era riconducibile alla NAPAC Petrochemical, e nella causale viene indicato in inglese come diciamo versamento per il capitale sociale. Okay, cioè, ricordo, questo lo deduciamo da una distinta... Quindi un versamento per l'acquisizione del capitale sociale voi lo rilevate? Sì, cioè, lo rilevate. C'è una... Domanda conclusiva su questa operazione e tendenzialmente sull'esame. Ma NAPAG come è in grado di restituire i soldi a ITS? Come è in grado di restituire i soldi? Beh, noi diciamo non abbiamo potuto, più o meno fin quando c'ero io, avere contezza di tutte le attività che la società, il gruppo, diciamo, attraverso anche le altre società, perché poi nel frattempo c'era, abbiamo detto, una NAPAG Italia. Quindi non sono i soldi versati, cioè, ma adesso al di là della natura dei soldi, del denaro, ma quel denaro ottenuto era stato investito nell'operazione. Secondo noi sì, sì. Secondo noi sì. Poi, e quindi poi quella sulla base... restituzione avviene attraverso altre risorse finanziarie del gruppo. Che sulla base di quella costituzione, quel versamento effettivo del capitale sociale, poi il gruppo abbia potuto disporre di altre leve finanziarie, non lo sappiamo. Un'ultima domanda estemporanea. Voi avete... Può descrivere soltanto con l'indicazione degli accertamenti che avete svolto le società riconducibili ad Amara? Ah, ok. Allora, ripeto, acquisimmo un'informativa della Guardia di Finanza di Roma che ci dava conto di quali fossero le società riconducibili ad Amara, ricordo ad esempio la Dagi, SRL. Sì, la Dagi. La Dagi. E poi altre. E poi c'era l'Entropia SRL, poi ce n'erano... L'operante di Roma verrà esaminato? No. Allora vediamo se posso vedere se trovo. Informativa, allora vediamo se c'è. Sì, lei aveva già indicato tre o quattro società, la Dagi sicuramente, l'Entropia, però sono tutte provenienti da Roma, da quello che ha capito, cioè le indicazioni... Sì, poi noi sulla Dagi avete fatto un accertamento probabilmente specifico. Poi noi acquisimmo anche la documentazione bancaria, ma probabilmente il periodo, poi noi la sviluppammo ulteriormente l'analisi finanziaria, quindi acquisimmo ulteriore documentazione bancaria, verosimilmente per i periodi successivi a quelli che erano stati oggetto di esame da parte dei colleghi di Roma. E rilevammo ad esempio che sulla Dagi c'erano stati dei versamenti, delle entrate, ma questo mi sembra di averlo detto, da parte di una diversa società, AGC, vediamo un po', di una comunque società. Rispetto a quelle che avevo indicato nel corso dell'esame, che noi adesso andiamo a recuperare, altre indicazioni. No. Noi abbiamo terminato, ci sono domande ulteriori da parte del PM della Difesa? Sì. Sollecitate proprio da temi però molto importanti affrontati dal Tribunale. E vado con ordine perché è partito il Collegio a chiederle l'aspetto dell'analisi fatta dalla Guardia di Finanza di Bari.
in ordine ai temi che erano stati sollevati dai consiglieri Litvak e Zingales. E in particolare la domanda del Tribunale si riguardavano anche l'avvocato Mantovani. Allora lei ha cercato di rispondere un attimo a memoria, ma se ha sotto mano l'informativa del dicembre 2018, a pagina 33 c'è proprio una nota ancora più precisa di quello che è stata la sua risposta, su quello, una nota proprio, la nota numero 31, che riguarda quali erano stati gli argomenti trattati dai consiglieri su cui la Guardia di Finanza di Bari aveva fatto le proprie valutazioni. Praticamente qui, Presidente, si chiede al teste un resoconto su ciò che altre le diciamo di Bari, diciamo qui, esperto, non so se mi chiedo, si chiede l'interpretazione da parte del testimone di ciò che ha detto. Questo era il siccome ha parlato degli accertamenti svolti da Bari, quindi che loro hanno valutato, ma è nella normalità che la valutazione di atti di altre autorità di polizia sia fatta da chi poi acquisisce le indagini e quell'atto è esaminato così come ha detto. Poi se ci sarà interesse a sentire, non so se vengono indicati, se saranno sentiti o se ci sarà interesse a sentire direttamente gli accertamenti, li faremo ovviamente. Pagina 33 dell'informativa di dicembre 2018. Dicembre 2017, mi perdono. Stiamo un po' sforando perché così liberiamo il colonnello. Gliela posso esibire io, colonnello? Sì. La nota in calce è proprio il punto su quali fosse. La nota 31. Allora, qui... Sì, Silvia, io scrivo, quindi analizzando il contenuto di questa nota, la nota 168540 del 15 aprile 2016 della Polizia, Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, si rileva come l'oggetto delle osservazioni sollevate dai consiglieri Litvak e Zingale fosse, tra l'altro, l'operato dell'ufficio legale di Eni nella persona di Massimo Mantovani e Vincenzo La Rocca. Peraltro quella polizia giudiziaria, al termine della disamina del materiale acquisito dalla procura di Trani, evidenzia che, tra virgolette, in conclusione non si ravvisano pertanto elementi tali da suffragare la tesi avanzata nell'esposto secondo cui gli interventi dei consiglieri Zingales fossero finalizzati a danneggiare la società Eni, ovvero screditare l'operato della D ingegner Descalzi, chiusa virgolette. Quindi da questa analisi dell'attività fatta da Bari voi cogliete che fosse stato esaminato alla condotta di Mantovani e La Rocca negli interventi dei consiglieri, questo era il chiarimento che volevo. Ma guardi, è stato chiarissimo, non c'è bisogno di fare sintesi riassuntive. Altro tema, l'informazione di garanzia che arriva nel luglio. Se ho ben capito, il Tribunale vuole sapere, ma a Siracusa, cioè si era già deciso che il fascicolo andasse a Milano quando arriva l'informazione di garanzia? Perché voi a pagina 42 date atto del fatto che ci fosse o meno un conflitto di competenza, oppure che l'incontro con il titolare dottor De Pasquale fosse stato compendiato da qualche parte. Pagina 42 sì. Della medesima informativa. Quaranta due.
qui si parla della mail di Armanna a Longo, pagina 42. Quindi il 23 giugno 2016 viene redatto un verbale di collegamento delle indagini riguardanti il procedimento penale 4117/16 pendente presso la Procura di Siracusa e 54772/13 pendente presso la Procura di Milano. Okay. E in data 9/8/2016, scriviamo, il fascicolo 4117 viene trasferito alla Procura di Milano con lettera firma del procuratore aggiunto, quindi la data che leggo qui è 9/8/2016. 9 agosto 2016, perché invece io avevo rilevato una data diversa di trasmissione. Questo poi forse sarà oggetto di una integrazione documentale, eventualmente di una memoria. Mi interessava focalizzarci per ora sul fatto che ci fosse un verbale di collegamento investigativo e poi la data esatta del trasferimento lo integreremo. Adesso io avevo rilevato il 15 luglio 2000, dalle sue dichiarazioni, 15 luglio 2016. Firma del procuratore Giordano e di Fabio Scavone, Giancarlo Longo, indirizzata al responsabile dell'aliquota Carabinieri, in cui revocano la delega delle indagini che gli avevano dato a suo tempo, il 15 luglio 2016. Vediamo un po' se ho anche la lettera. Mentre la trasmissione è del mese di agosto. Sulla base di quella, sì, quello che ho scritto, sì. Sto cercando il documento, la lettera di trasmissione. Mi ha detto il 23 giugno che c'era, le risultava l'incontro tra il dottor De Pasquale e il... perché io qui ho una sempre nel fascicolo Siracusa, una lettera da parte del dottor De Pasquale, a firma del dottor De Pasquale, datata 6 luglio 2016, indirizzata al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Francesco Paolo Giordano, che ha come oggetto dichiarazione di Gaboardi Massimo e Ferraro Alessandro. Sì, faccio seguito all'incontro di coordinamento del 23 giugno ultimo scorso a Siracusa. Con questa lettera, per le ragioni evidenziate sopra, c'è un'altra parte, la preghiamo di voler trasmettere copia integrale degli atti del fascicolo. Quindi quello che le avevo chiesto prima, a seguito dell'incontro del 23 giugno, il 6 luglio c'è la richiesta da parte della Procura di Milano di trasmissione degli atti del fascicolo. Esatto. Però l'8 luglio c'è l'avviso di garanzia. Sì. La trasmissione a Milano quando avviene? Non avviene il 15 luglio, compreso come prima aveva indicato. Avviene in epoca successiva. Qui ho messo 9 agosto 2016, l'avrò scritto in base luglio, alla... Il 15 alla... luglio c'è la revoca di quella delega. Esatto, sì. Grazie, le altre cose sono prettamente documentali. Va bene.
l'avvocato Sabatini. Avvocato Sabatini per Mazzagatti. Solo veramente due precisazioni alla luce delle domande del Tribunale. Allora, operazione HDPE. Voi avete verificato, diciamo, secondo il contratto, secondo l'accordo, quando doveva avvenire la consegna del prodotto? Da NAPAG a ITS? Doveva avvenire secondo diversi step, in base, perché ovviamente probabilmente non potevano consegnare tutto il volume in un'unica, quindi doveva avvenire, c'era una tempistica delle date in cui sarebbero state consegnate i determinati quantitativi. Comunque risulta questo dal contratto, dall'accordo? Sì. Poi è documentato. Vabbè, insomma, è un dato documentale, poi questo lo approfondirò. Un'altra domanda, voi avete verificato se NAPAG, solo NAPAG Italia, ma anche, perché lei ci ha detto prima che NAPAG Italia riceve delle fatture da NAPAG IT in relazione all'acquisto di questo materiale, corretto? Ho detto più precisamente che dalle mail risulta che, come questa dipendente o collaboratrice di Mazzagatti, gli invia una fattura, mi sembra, di NAPAG IT a Mazzagatti e gli chiede se va bene. Okay. Questo è quello che lei ha detto. Allora questa... io le chiedo, ma voi avete verificato se NAPAG IT quel periodo avesse concluso un contratto per l'acquisto di questo materiale, di queste 25.000 tonnellate di HDPE? Non l'avete verificato? No, cioè non abbiamo trovato riscontri dalle attività di perquisizione fatte. Dalle attività di perquisizione fatte. Invece riscontri sulla base della documentazione che era stata prodotta dalla difesa nel corso delle indagini preliminari, se ne è fatto cenno la scorsa udienza in sede di controesame, una memoria con della documentazione allegata del luglio 2019. Lei ha esaminato quella documentazione, ha potuto trovare elementi di riscontro? Se non l'ha fatto, ci dice via. Io non... Se non può rispondere al microfono? Sì, no, non me lo ricordo. Non me la... Non ricorda. No, questo, non me la ricordo questa. Questo dato. Senta... tema sempre fornitura HDPE, utilizzo, presunto utilizzo di questi 25 milioni. Sì. Allora vorrei fare un attimo di chiarezza, perché lei oggi ha riferito qualcosa che è un po' in contrasto con quello che aveva riferito sia in esame diretto che in controesame. Allora le chiedo, parto proprio da quello che lei aveva detto in sede di esame diretto, cioè lei aveva detto noi verosimilmente riteniamo che ci sia stato questo utilizzo. E poi aveva descritto una serie di passaggi di questi denari, soffermandosi però molto correttamente sull'assenza, diciamo, di un passaggio centrale. Allora, può ricostruire un attimo questi passaggi? Se no le faccio la domanda proprio diretta. Sì, le faccio, faccio la domanda. Ok, allora voi avete tracciato un passaggio di questi 25 milioni di euro da NAPAG IT, cioè dalla NAPAG emiratina, al conto di Francesco Mazzagatti? Noi, diciamo così, a pagina 114 dell'informativa del 2019, la 53-39-69, facciamo un riepilogo di quelli che sarebbero stati i passaggi di questa somma di denaro. Sì. Che sono quelli che ho cercato a memoria. Ecco, si concentri sulla domanda specifica. C'è una...
no. Trasmissione? Sulla base dei pezzi, quindi sulla base degli elementi il tracciamento dall'Italia era facile, ma quelli tra i conti emiratini è stato fatto sulla base di fortuiti. Però scusi colonnello, scusi se diciamo. Sì, prego, no. Quindi avete accertato un passaggio di denaro dai conti correnti della Napag IT, società emiratina, al conto corrente di Francesco Mazzagatti? No, accertato con se le intende con una rogatoria acquisito? No, sulla base di questi pezzi, di questi scusi, ma le risulta un trasferimento, un bonifico di questi 25 milioni dal conto corrente della Napag IT al conto corrente di Francesco Mazzagatti in quel periodo, ovviamente? Allora, leggo il passaggio che c'è. Lei, tra l'altro, già in esame diretto ha detto di no, no. A pagina 44. Quindi... Vabbè, posso rispondere? Sì. Allora, quindi il primo il bonifico dall'ENI avviene il 2/5/2018. 25 milioni, 894, 538,60. Su un conto corrente della Banca Mediolanum di Napag Italia SRL. Il 3/5/2018 da questo conto vengono effettuati due bonifici, uno di 14 milioni, un altro di 11.844.538,60 a favore di Napag IT Limited di Dubai. Vediamo qua, richiamiamo l'allegato. Poi, quindi questo è il giorno 3. Il giorno 5/5/2018 viene riscontrato un trasferimento account to account sulla banca Emirates NBD di euro 25.083.000 dal conto personale di Francesco Mazzagatti a quel che è 031-54-24-38-7604 a quello della Napag Petrolchimica Limited Industries con causale Payment for Share Capital. Quindi lei mi chiedeva da Napag IT a Mazzagatti. Al conto di Mazzagatti. Presidente, non so se posso leggere quello che aveva dichiarato il testimone. No, perché lo aveva detto in modo assertivo, quindi... Allora, quindi il passaggio di denaro dalla Napag IT al conto personale di Francesco Mazzagatti, dal quale poi viene effettuato questo bonifico con la causale Payment Up Capital Bio Francesco Mazzagatti, quindi dal conto personale al conto di Payment for Share Capital. Sì, questo l'ha già detto. C'è un dal conto di Francesco Mazzagatti. La domanda era al conto di Francesco Mazzagatti. Da Napag IT. Questo voglio evitare di fare eventualmente un'altra volta un errore.
No, effettivamente non c'è. Non lo ha riscontrato. No. Senta, un'ultima domanda. Tra l'altro non mi pare che l'avesse detto neanche oggi. No, però aveva detto che le somme erano state utilizzate. Certo, quello l'aveva detto anche allora. No, aveva detto verosimilmente, vabbè. Presidente, se sì, posso sì. permettermi, aveva detto verosimilmente, era una loro ipotesi. Sì. E, un'altra domanda, lei sempre rispondendo alle domande del Tribunale, se non ho compreso male, a un certo punto ha detto che però ha riscontrato, diciamo, un'ulteriore rimessa in cui si faceva riferimento nell'oggetto del bonifico all'acquisto delle quote. Allora le chiedo, siccome anche poco fa lei ha richiamato questo ulteriore bonifico da Francesco Mazzagatti a Napa, Hong Kong, Pedro in cui King. Si faceva riferimento all'acquisto delle quote, era quel bonifico che lei faceva riferimento rispondendo al Presidente? Sì, quello okay. del 5-5-2018. Perfetto. Ultima domanda. Voi avete verificato se in quel periodo temporale le società del gruppo Napag, Napag Italia, Napag IT e via discorrendo, avessero in piedi dei business significativi con società diverse da quelle del gruppo Eni, che diciamo, avessero comportato degli introiti voluminosi a livello di... Allora, sulla Napag Italia, sulla Napag Italia SRL... Abbiamo acquisito la documentazione bancaria, quindi cioè, se fossero emersi business significativi lo avremmo rilevato. Sulle altre NAPAG, di fatto ma no. Ma per esempio cioè, le risulta... cioè, abbiamo però fatto, mi scusi, solo... Prego, chiedo scusa. Abbiamo rilevato diciamo, l'ammontare dei rapporti negli anni tra diciamo, le società del gruppo Napag e le società del gruppo Eni. No, no, ma io infatti facevo riferimento a società diverse. Per esempio, poi questo lo proveremo diversamente, ma per esempio vi risulta che proprio nel luglio del 2018, fine giugno, luglio del 2018, la Napag avesse concluso un business per circa 57 milioni di euro che sono stati accreditati sui conti Napag Italia? Napag Italia. Questo l'avete verificato? Che sono stati sul conto della Mediolanum? Sul conto corrente adesso confesso non glielo so dire. Però le chiedo se le risulta questa operazione. No, se no avrei risposto affermativamente se me lo avessi fossi ricordato di questa operazione. Vabbè. Nessun'altra domanda, grazie. Grazie. Sì, avvocato Abate per la sua registrazione. Soltanto davvero due chiarimenti telegrafici. Lei ha riferito al Presidente che la decisione di annullare questo contratto con TS e l'HDPE fu suggerita dai capi di ETS a Desdorides. Lei è certo di questa circostanza o fu un'iniziativa di Desdorides quella di chiedere la risoluzione del contratto? Ah, mi sembra di ricordare che fu un'indicazione della struttura che aveva analizzato le problematiche relative alla reintroduzione delle sanzioni all'Iran. Quindi sebbene non ci fosse dal punto di vista legale un'indicazione chiara sul fatto che dovesse essere annullato perché sarebbe andato in contrasto con la reintroduzione di queste sanzioni, poi fu suggerito... E lei può riferire al collegio chi decise in autonomia di trasmettere gli atti all'ufficio legale di ETS per fare questa eventuale valutazione? Chi trasmise? Ma noi questa vicenda la ricostruiamo sulla base sempre delle mail. Se lei risulta chi è che motu proprio decise di mandare la documentazione all'ufficio legale per avere una valutazione sull'opportunità o meno di proseguire questo business. Chi fu? Fu qualche altro organo apicale di ETS? Fu Desdorides? Questo è in grado di potercelo dire? Se
scusa Presidente, ma la domanda era già stata posta nel corso del controesame e il test non era stato in grado di rispondere, non so se ha studiato nel frattempo, ma aveva risposto l'avvocato. Sulla questione però e ci torneremo adesso con una domanda più precisa, se mi dice che non l'hanno accertato, io ne prendo atto, è un tema che è stato... Io non ricordo la circostanza, secondo il PM questa stessa domanda era stata già fatta a lei nel corso del controesame e aveva già riferito che non gli risultava. Non gli risultava, siccome un accertamento che aveva effettuato personalmente il colonnello, però dico ne prendiamo... Lei risulta che... Era presente, però dico è un tema che la signoria vostra ha già più volte... quello dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni che provengono da testimone sentito a sommare informazioni. Per quindi cui non... le risulterebbe da una dichiarazione a cui era presente, sì, un esame. Ma che fosse presente o che fosse assente, non è che no, siccome no. Era presente è un spettatore che può riferire sulle circostanze, anche se fosse stata assente e legge il verbale, e quello non lo può riferire comunque. Va bene. Quindi è da una dichiarazione che risulterebbe chi sollecitò questo? Da una ricostruzione degli eventi fatti all'interno di ETS. Cioè. Delle mail anche ci sono. Io adesso ho una mail del 10 maggio 2018 da Maisano Nicola a Metrangolo Francesco, Ranco Donatella, Carbone Bruno, Dagnini Gloria, per conoscenza Magnani Franco e Ruggero. Sulla questione investitori US attività ENI in Iran, perché c'era stata una richiesta penso dalla struttura per capire se ci fossero in relazione alla reintroduzione delle sanzioni se il gruppo il tema che vorrebbe affrontare chi? È se in relazione a questa operazione ci fu qualcuno che sollecitò l'ufficio legale a valutare la... C'è una mail del 16 maggio 2018 da Maisano Nicola De Dorid, avente per oggetto Iran Petrochemical Sale, nella quale in inglese Maisano scrive a De Dorid: caro Alessandro, abbiamo cercato un'opinione esterna sul fatto che la vendita di ETS ai prodotti petrochimici dall'Iran sia potenzialmente sanzionabile in base alle sanzioni statunitensi. Quindi hanno già ricevuto gli atti, se rispondono. La domanda mia è chi chiede, gli manda la richiesta? Ok, No. Il Presidente ha introdotto il tema di questo utile che ha generato l'operazione HDPE in relazione appunto l'ha identificato, in realtà è $1,250,000. Ecco, anche su questa circostanza può riferire al Tribunale chi richiese espressamente l'inserimento di questa clausola? Mi pare che l'abbia già detto. Se non vado errato è stato De Dorid che nel prospettare a Mazzagatti l'annullamento del contratto. Quindi sempre lui, sì. Diciamo non l'ufficio legale o qualcun altro, fu proprio De Dorides. Va bene. Mi perdoni, soltanto un'ultima domanda. Il Presidente le ha chiesto come fece Napag a ripagare il debito derivante, cioè questo piano, lei ha detto che non l'avete accertato, però la domanda che le voglio fare è, ma dalla vostra attività di indagine, Napag lavorava soltanto con ETS o aveva un parterre di società un po' più ampio, cioè non erano proprio degli scappati di casa, ecco, tanto per capirci, cioè, se può rispondere a questa domanda. Se le risulta che scappati di casa, se le risulta che avesse un volume d'affari anche con altre società diverse dalle società legate. No, però non ho mai detto che non. Non mi risulta, non mi risulta perché non ho contezza neanche del contrario, sull'aspetto non sono stati fatti approfondimenti, almeno ho detto io non li posso. Nessun altro. No. Avvocato Centonze, prego. Grazie Presidente. Vorrei cercare di capire questa storia dei verbali del Consiglio d'amministrazione di Eni
e del Comitato Controllo Rischi, perché credo che nell'ottica dell'accusa sia un tema rilevante. No, lo dico per giustificare il mio intervento adesso. È rilevante perché il testimone ha affermato di questo rapporto, di contrasto tra Mantovani e Zingales. Allora, io le chiedo, lei ha avuto modo di esaminare direttamente i verbali dei consigli d'amministrazione e dei comitati controlli rischi in cui Zingales prendeva la parola? No, diciamo che in maniera compiuta, no, l'elemento del contrasto l'abbiamo rilevato. Abbiamo indicato nella notazione quelle comunicazioni dai quali. Quindi la risposta posso dire di aver letto non in maniera sistematica tutti i verbali, qualche passaggio, però ecco, in maniera però, sistematica no, come no. Immagino abbia fatto la Guardia di Finanza di Bari. No, immagino male, e là voglio arrivare. La tesi dell'accusa che lei ha esposto è che Mantovani era in contrasto con Zingales, quindi si spiega perché quegli esposti contenessero i riferimenti a Zingales. Allora io le ho chiesto in controesame, sì scusi, ma lei ha verificato contro chi altri avesse avuto contrasti in ENI il signor Zingales? E lei mi ha detto che non l'ha verificato. Ora mi sta dicendo che ha esaminato alcuni brandelli di questi verbali. Le chiedo, può dirmi esattamente quali? Quello ad esempio della... La data, è importante la data. Io però, cioè sulla base, non penso di aver scritto o riportato che sulla base della nostra lettura... Guardi, il tema è se lei ha visionato i verbali del Consiglio di Amministrazione del Comitato Controllo Rischi... In quale parte è in grado di... Se anche lo avessi fatto, ripeto, in maniera... Non l'abbiamo valorizzato, abbiamo valorizzato gli elementi... Ha riportato quello che avevano detto Bari. Allora vado a Bari, nel senso che non vengono i signori di Bari, vediamo qual era l'ottica. Non lo sappiamo. Non ricordo le lista tesi nella sua integralità. Credo che la difesa Bianco li abbia citati, però. Ho chiesto di Roma e di Roma l'hanno escluso. Di Bari non. Ora, l'ottica che guidava Bari, qual era l'analisi che guidava Bari? Perché le leggo allora testualmente quello che dice Bari. Di seguito si riportano pagina 40. Di seguito si riportano alcuni estratti dai verbali del CDA dove si è avuto un acceso dibattito tra i partecipanti con il consigliere Zingales in disaccordo con la D. Quindi Bari, e questo vorrei che ce lo confermasse, si concentra solo ed esclusivamente su 3 verbali di consiglio di amministrazione dai quali emergerebbe il contrasto tra Zingales e la D. Corretto questo? Sì, deve dirlo. Sì. È vero anche che la conclusione è quella che le ha ricordato il pubblico ministero, ma vorrei da lei cercare di capire se ha avuto modo di verificare quanti di questi verbali fossero stati letti dalla Guardia di Finanza di Bari, se hanno letto anche i verbali del Comitato di Controllo Rischi o se la loro prospettiva era una prospettiva molto limitata. Tanto che questi signori di Bari, scusi, sempre alla medesima pagina 40, dicono si consideri che ogni seduta il relativo verbale è composto da non meno di 350 pagine dattiloscritte, a cui aggiungere gli eventuali allegati. Le risulta qualcosa, quanti e di quanto abbia consistito con la che dettaglio, con che consistenza? No. Bene, basta, non ho altre domande.
Ci sono altre domande? Perché ora o mai più. Sì, ora mai più, esatto, Presidente. Scusi, Colonnello, le chiedo solo se mi può prendere la sua annotazione di PG, la 43736. Avvocato Calori, non ricordo di aver fatto domande su Bianco. No, ma aspetti, Presidente. No, era solo perché per ribadire che se noi riapriamo il dibattito è difficile che ne usciamo. Non ricordo, però può darsi che abbia fatto domande su vicende che hanno anche tangenzialmente. Corretto. Quale sarebbe? Se può leggere, Presidente, la prima. No, leggere. No, allora, scusi, siccome le date è su sua domanda, Presidente, capire allora, quando è stata trasmessa a Milano. Ecco, quando nella prima pagina, pagina 3 della sua annotazione, cosa dice, Colonnello? Quando è stato trasmesso il fascicolo a Milano? Allora, anche qui in realtà c'era la data, in data 15/7/2016. Siccome l'aveva già detto in esame, oggi l'ha confermato a mie domande, poi c'è stato un elemento di... per quello tornavo su questo elemento, Presidente. Potrebbe trovare la busta oppure... Ma ho anche l'allegato, Presidente, così. Ah, l'allegato di trasmissione, dico. Sì. Allora... Sì, va bene. Allora... Sì. Tanto, avendo il documento, l'avremmo fatto. Era... Per comodità noi l'avevamo chiesto al test, non è... perfetto, conferma che non è il 6 agosto ma il 15 luglio. Come mai si abbia... Perfetto, se quando è arrivato, grazie avvocato. Altre domande? Colonnello, grazie. Grazie. Abbiamo terminato forse. Chi c'è? È presente il luogotenente Laudisa. Io direi di approfittare di queste due ore dalle 15:30. Non lo so, dipende dalle parti, se siamo affaticati, se riteniamo che due ore, non lo so. Prego, pubblico ministero, no, io non voglio portare allo sfinimento. Ci rendiamo conto che questa mattinata inoltrata non è stata leggera, se però c'è il... Io faccio questa proposta, siccome il luogotenente Laudisa a sua volta occuperà più udienze. A mio avviso iniziare oggi, dopo un esame complicato, di questo test forse non renderebbe al meglio il suo contributo nel processo, però mi pare di capire che ci siano questioni di produzioni documentali che devono essere affrontate, quindi però magari io... non prenderanno due ore, ma se possono essere illustrate in... No, lo facciamo la prossima, nel senso che fare un'ora di pausa, grazie, arrivederci, grazie. Fare un'ora di pausa per poi fermarci qui un quarto d'ora, francamente evitiamo di vederci a dopo nel pomeriggio, facciamo a meno il tribunale e fa meno di vedervi nel pomeriggio e rinviamo direttamente per l'inizio dell'esame alle 10:30 del 14 novembre. Sì, il 14 all'una faremo la pausa. Per esigenza.